Don Mario, confratelli presbiteri, le autorità, le confraterne, tutti. E vi ringrazio veramente di cuore per questo dono che questa sera abbiamo vissuto, pregare insieme, celebrare l'Eucaristia. E vi chiedo veramente di trasformare in preghiera l'augurio che Don Mario mi ha rivolto. Lui dice: sono un vescovo d'oro, per ora di argento, poi tendiamo ad essere d'oro, perché l'oro è il metallo più nobile che esprime l'amore. Quindi il compito di un vescovo è amare la sua chiesa, amare tutti i suoi fratelli e le sue sorelle. E io vi chiedo il dono della preghiera perché possa essere un pastore secondo il cuore di Cristo. Invoco volentieri la benedizione su di voi, sulle vostre comunità, anche quelli provenienti da altri paesi, da altre comunità, e vi prego di portarla alle persone ammalate che non hanno potuto partecipare a questa celebrazione, perché anche loro sentono la vicinanza di Dio e il conforto dell'intercessione di San Gerardo. Il Signore sia con voi, sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore, per intercessione di San Gerardo Majella. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Testimoniate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Ave Maria.
giuramento a Maria. O Vergine Maria, tu che sei Madre nostra, che tanto ci ami da parte di Dio, accogli oggi il nostro desiderio di consacrarci a te. Ti doniamo tutta la nostra persona e la nostra vita, ti doniamo il nostro corpo, i nostri pensieri ed affetti, le nostre capacità profonde di amare e di conoscere il vero. Tutto ciò che è nostro è tuo e ti appartiene, te lo doniamo per poter così appartenere totalmente a Cristo, vita della nostra vita. Regina, Madre di misericordia, Istria, dolcezza, speranza nostra sacra, a te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gemendo e piangendo in questa valle di lacrime.